Andiamo avanti. Che cazzo c'hai? Un doppio scudo in mano? Che funzionano da artigli? Aia. Sei interessante, amico. Devo studiarti. Oh! Mi ha fatto quasi un parry, pensate. Oh, due. Che era una scoreggia quella. Perché? Neanche quando attacca, perché c'è un doppio scudo. Occhio al vento che non so dove soffi. Ah, ci siete ancora voi. E quella è ancora ballerina. Puttanella. Con penetrazioni. Ok, dammi i reperti. Voglio affrontare questo qui per conoscerlo meglio. Non è imbattibile. Non ci passi di fianco, cioè. Anni fa ci sarei passato senza problemi. Vedi di dimagrire un po'. Ah, ok. Cocozzo sei. Pezzo di merda. Che bastardi. Ma uno è scomparso. Bastardissimi. È sceso lo stronzo. Così impari. Qua non c'era niente. No, sembrano dei segreti ma nulla. Ah, c'è ancora. Ah, ci sono i due che devono scendere. Infatti era sceso su. Cioè, questo mi vede arrivare. Cosa? Ah, pam! Morto. Poverino. Giusto per sicurezza. Delle corde. Tre L'entrata della corde. grotta era troppo stretta per le piattaforme, quindi per continuare dovremmo usare le funi. Poverino. E io invece mi arrampico. Grazie. Povero. Sei un po' vecchiotto ormai per queste cose, vero? Un messaggio antico. Oh, quindi troviamo probabilmente la roba? Vabbè, ormai penso che siamo vicini. Ok, abbiamo. Oh la Madonna, che vento! Altro che il venticello che c'era là fuori. Voi non lo subite per niente? Ok. Qua c'è qualcosa. Pietre che non mi servivano. Attenzione, ora. Non so da che lato soffino. Da questo, a quanto pare. What the fuck? Con quale agilità mi hai attaccato? Attenzione. Questa telecamera non aiuta. Ok, qui c'è meno vento. Anche tu sei tecnicamente nuovo. Oh, altre funi. Due stavolta. Puffui. Che schiappe. Più avanti in quella grotta con il graffito. Non siete ancora morti? E che cazzo? E che cazzo? Ho 3 attacchi ciascuno.
Rotto il cazzo. Muori. Oh oh. Mamma mia. Ah, cioè tu sei velocissimo quando salti e lo lanci. Invece quando sei lì vicino no, eh. Qua? Niente, quello è un segreto, questo no. Queste mi servono più per i reperti che per la pietra. Oh oh. Con questo vento non so con quale precisione è riuscita a fare qualsiasi cosa. Sì. Con... ah no, a favore di vento è andata. Vabbè, voi mi avete rotto il cazzo. Come fate a essere già lì, poi me lo spiegherete. Vai, su. Ancora una. Pucium, cade. Non ce la fa. Tieni duro, Doc. Ma tira sulla fune. Ho salvato un bungee jumping così a caso. Gran bel tuffo, non sapevo di questo tuo talento. Beh, a mali estremi e estremi rimedi. Tutto bene, Doc? Ci siamo quasi. Poverino. Andiamo. Giorno. Quello è un po' troppo grosso. Ah, ma è quello che difendeva il portone, mi sembra. Ma quante volte lo fai quello stesso identico attacco? Sì, e questo cosa sarebbe? Una gemma rossa. Ah. Che ci debba di ritornare? Ah no, pff, che culo. Niente, come l'hanno detto, raga. E io che pensavo fosse un segreto. Ma salve, guarda chi c'è. E io vedo anche qualcuno gli rompicoglioni. Ok, tanti rompicoglioni in realtà. Oh cazzo. Ah, vi siete divertiti. Ora mi diverto io. Anche se adesso mi divertirò un po' meno con questo rompimarone, eh. Vabbè, tu muori. Prendiamo questo, non so. In questa versione non l'ho affrontato, quindi... cioè, o meglio, in questa grandezza non l'ho affrontato. Ma vediamo un po'. Se vi distanziate, esattamente. E non è col... vabbè. Un'altra porta, stavolta viola. Vai a premere quell'interruttore, ma... io resto. Sì? Non avevo dubbi. Belle quelle trappole o no, lo scudo. Vabbè. La stessa velocità di quello gigante. Mi ridai tutta la vita? Sì, grazie. Oh cazzo. Cosa stanno facendo? Si stanno esercitando? È un campo di allenamento questo? Ormai sono così grosso che quegli scudi non servono un cazzo, poverini. Aha. Anticipato, cioè proprio tu non scendi.
Ah, ma non sei morto? Ma porca... Vabbè. Pic! Che tra parentesi, potevi arrampicarti, eh. Ti sei arrampicato su ogni cazzo di cosa. E questo non potevi, ma che era un po' strapiombo, però. Oh, eccolo qua. Ecco qui la porta. E la vera chiave è proprio lì accanto. Nak, non ti somiglia molto, vero? No, non molto. Dietro la porta si scorge il tesoro. Reperti giganti in quantità enormi. C'è scritto qualcosa qui, e non è incoraggiante. Dice che oltre la porta c'è un grave pericolo. Parla anche di una grande trasformazione, ma è difficile capire che cosa significhi. Ah! Mettere una cimice in quel ciondolo è stata un'idea brillante. Dei geni? La mappa mostra dove si trova la chiave. È in una specie di labirinto. Ho nascosto la chiave in un labirinto da me creato, sperando che solo chi la userà saggiamente possa superare le prove. Victor, sta parlando di te? Sì, ma dove si trova? Il labirinto si troverebbe sotto il monte Obelisco. Grazie! Mi ero chiesto cosa ci fosse là sotto. Allora, quanto ci vorrà ad arrivarci? Come? Andiamo laggiù! Certo! Dobbiamo riuscire ad arrivare alla chiave prima di Victor! Non temere, starò attento! Oh, tu starai attento! Una novità! Tu fai sempre quello che ti pare, e come ti pare, e per quanto sia una follia, nessuno si azzarda a fermare il grande dottore! Lucas? Ryder? Mi fermeresti se io fossi sul punto di fare una follia, vero? Certo che lo farei. Vieni, Doc. Le funi ci aspettano. Oh. Ritornato triste subito, immagino. Ah, arriva il messaggio. Ci siamo quasi. Inizio a cercare un posto dove atterrare. Ma buongiorno. Ormai sono qui. Ecco quel motore a che serviva. Quell'aeronave è lunga un chilometro. Mamma mia. Nak, devi neutralizzare le guardie. Pronto a saltare. Volo! Da così piccolo dovrei neutralizzare quelli? Ah, infatti. Ciao. Ciao. Oh, cazzo, mi sparano! Ma volevo deriderli, ma meglio di no.